Buonasera, ben ritrovati. Oggi cominciamo un lungo percorso che ci vede vicini a una campagna elettorale, quella di Marsala, che c'è il rinnovo del candidato a sindaco con tutta naturalmente il Consiglio Comunale e la Giunta, che uno dei candidati che sostiene è il nostro rappresentante di una lista, che appunto sostiene il candidato, avrebbe detto, come fece al suo tempo Salvatore Lombardo, di mettere gli assessori subito e non successivamente. Questa mi sembra una cosa anche abbastanza corretta, perché dà la possibilità di sapere chi si sta scegliendo e non che poi ci siano accordi con persone che magari possiamo non considerare piacevoli dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista di immagine, dal punto di vista morale, insomma da diversi punti di vista, e poi uno vota un sindaco e si ritrova magari degli assessori poco significativi. Con noi oggi c'è l'avvocato Paolo Ruggeri, che rappresenta una lista civica che sosterrà il candidato a sindaco Massimo Grillo, e si chiama Progettiamo Marsala. Questa lista è nata qualche mese fa con anche l'ambizione al limite di poter proporre un proprio candidato, ma come sapete c'è anche bisogno dell'appoggio dei cittadini, che molto spesso dicono armiamoci e poi dicono partite. Io lo so anche come giornalista, perché se si dice perché non dice questo, perché non fa quell'altro, perché non fa quell'altro ancora, e noi l'abbiamo fatto pagando di persona anche per averlo fatto, e poi magari non c'è dietro nessuno che ti appoggia, che sostiene la tesi e quindi che dà la possibilità di fare un reale cambiamento. È ovvio che per il reale cambiamento bisogna partecipare tutti, non bisogna chiedere agli altri di mettere il petto, la faccia o le mani e di bruciarsele, non solo, e poi noi magari stare lì a farci gli affari nostri pensando che gli altri possano in qualche modo risolvere i nostri problemi. L'altro giorno, nella conferenza stampa che ha avuto Massimo Grillo, una cosa che mi ha colpito in modo particolare è quando a un certo punto ha detto: molto spesso i cittadini si lamentano, io per prima anche come giornalista, che il Consiglio Comunale è fatto da persone non piacevoli, anche dal punto di vista linguistico, quindi che non hanno delle vere competenze, delle capacità, che magari non sanno parlare, non sanno quello che dicono, parlano del nulla. E lui ha fatto una riflessione, ha detto: beh, certo, in effetti siamo il resoconto della società in cui viviamo. Voglio dire, se noi nel nostro tessuto abbiamo questo tipo di persone e ci sono persone che votano questi tipi di soggetto, poi non ci possiamo lamentare. Quindi la nostra, come ho sempre detto, capacità è quella di scegliere i candidati migliori da tutti i punti di vista. Vanno viste le capacità, le competenze, come vive la propria vita tutti i giorni nel territorio dove vive, e poi la capacità anche di fare politica, le aggregazioni, chi c'è intorno, eccetera, eccetera. Però la persona va molto controllata, disezionata, come se fossimo anche dei poliziotti, dei magistrati, insomma guardiamola un po' a 360 gradi e poi facciamo un giudizio che non sia quello di parte del tipo mi darà, potrò ottenere, potrò fare, ma che sia un giudizio invece proprio puntato sulla persona. Ho fatto tutto questo riepilogo, resoconto, eccetera, perché è l'inizio della campagna elettorale e, come sapete, in ogni campagna elettorale io do il cuore come giornalista e come persona, perché partecipo comunque, tra l'altro a Marsala sarò anche chiamata a esprimere il mio consenso, e ci tengo a far sì che i valori in cui credo li possa anche trasmettere e possa dire a tutti: noi possiamo lamentarci quando veramente ci siamo impegnati, altrimenti non ne abbiamo diritto. Paolo Ruggeri, avvocato, come sapete fa politica da tanto tempo, è stato anche assessore provinciale più volte, e lui proveniva dal centrodestra, era già tanti anni addietro uno che ha seguito la politica con Massimo Grillo, ha fatto io con Massimo Grillo, poi per vari motivi si sono allontanati e lui è entrato anche in quella che fu Forza Italia, che poi è tornata ad essere Forza Italia, anche poi i partiti cambiano sempre nome e si rinnovano, e a un certo punto l'ha lasciata. Io vorrei partire proprio con chiedermi, perché i cittadini se lo domanderanno, perché si lascia un partito, perché anche su questo noi abbiamo spesso l'abitudine di considerare negativamente chi lascia qualcosa. Ma non è sempre negativo lasciare, perché noi ci anche evolviamo
e si evolvono anche i partiti, cambiano le condizioni e quindi nel momento in cui non ci si trova più in quel progetto è giusto che si cambi, non è che per rimanere fedeli si rimane fedeli anche a qualcosa che non è più quella in cui avevamo creduto. Quindi voglio capire perché Forza Italia, quali sono state le ragioni, se è un problema con la direzione, quindi anche con il senatore D'Alì, o se c'è dell'altro e qual è l'altro. Buonasera. La premessa fatta dall'intervistatrice già ha detto tanto. Posso comunque aggiungere e precisare alcune cose, certamente rispondere alla domanda che mi è stata formulata. Forza Italia non si è rivelata dalle nostre parti, in provincia di Trapani, a Marsala in particolare, dove vivo e opero, quel partito che avrei pensato, avrei voluto. Quando nel novembre del 2013 si sciolse il PDL e si dovette scegliere tra Forza Italia e il nuovo centrodestra, ci siamo riuniti in gruppo di amici e abbiamo scelto quasi unanimemente Forza Italia e abbiamo fatto una sorta di manifesto dicendo quello che avremmo voluto che fosse la nuova Forza Italia. È stata una bella casa, accogliente, senza generali, senza imposizioni, con la voglia di fare, con molta volontarietà nell'azione politica. Ci siamo spesi in tanti per un buon risultato elettorale alle europee del 2014, votando candidati diversi evidentemente, ma con una resa elettorale molto buona. Poi nell'ottobre 2014 sono stato chiamato insieme a pochi altri dal segretario regionale, il senatore Gibino, ad Enna e ci affidò di fatto le sorti di Forza Italia in provincia di Trapani. Eravamo 8 persone responsabili di collegio. Animati di buoni propositi ci siamo messi appunto al lavoro, ma dopo una quindicina di giorni, forse 3 settimane, è sceso con un falco il senatore D'Alì. Non è una questione personale tra me e lui, ci mancherebbe, un fatto politico. Provenendo il senatore D'Alì e molti dei suoi amici dal nuovo centrodestra di Alfano, avendo seguito questa avventura governativa, si sono evidentemente ricreduti, sono tornati nella casa madre e però hanno in qualche modo scombinato quella voglia di entusiasmo, di partecipazione, senza ruoli definiti, perché in fondo eravamo dei volontari della politica chiamati a rivestire degli incarichi di costruzione, quindi dovevamo occuparci di tesseramento, di avvicinare gli ex amministratori di Forza Italia, di creare le condizioni che fossero utili per esempio a Marsala per le nuove elezioni amministrative. Questa occupazione manu militari, come la chiamo io, di Forza Italia da parte dei reduci del nuovo centrodestra, peraltro perdenti, perché il nuovo centrodestra non ha avuto e non ha tuttora grande successo né elettorale né, mi pare, nella politica italiana, ha appunto creato nonostante che c'è un ministro. Sì, ha un ministro che sarebbe Angelina Alfano. Ne ha uno in meno, perché Lupi è stato un po' dagli eventi costretto a dimettersi. Ma ce n'è anche un altro, la Lorenzin alla sanità. Vabbè, dicevo che poi ha rappresentato chi ha voluto che si creasse il nuovo centrodestra, quindi ha un ruolo fondamentale. Angelo Alfano era certamente l'erede naturale, sembrava essere l'erede naturale, almeno l'ultimo dei eredi designati di Berlusconi, prima c'erano degli altri. Però non è andata così. Per tornare a noi, quindi Forza Italia purtroppo si è rivelato un partito capace di rinviare per 6 volte il termine per il tesseramento, di rinviare per 2-3 volte il congresso già annunciato come date a dicembre, a gennaio e via dicendo per il rinnovo delle cariche a Marsala. Di fatto è diventato un partito proprio fluido, senza alcuna reale guida e senza prospettive. E ancora adesso si vede che non riesce ad aggregare in vista delle amministrative. E così, con un gruppo di amici, di persone di buona volontà, di volontari della politica, abbiamo creato prima quella che voleva essere un'associazione politica e in fondo, con le dimissioni forzate
di Giulia D'Amo, poi è diventato un'organizzazione politica che ora si presenta all'elettorato con le vesti di Lista Civica. Progettiamo Marsala, appunto. Il problema di fondo è che hanno ragione coloro che sostengono che bisognerebbe non fare più di due legislature, massimo tre, proprio per evitare che poi una persona si impadronisca anche di un partito, parlo in generale, e si senta poi padre, padrone dello stesso partito, dove stabilisce e impone persone e regole, impone, perché non è uguale a proporre e quindi poi votare, ma imporne significa appunto una persona che pretende di poter dettare la sua. Prima l'avvocato Paolo Ruggeri ha parlato di generali, io che amo molto l'arma dei carabinieri, quindi dove ci sono le gerarchie, ritengo che il generale è una cosa che serve quando però comunque si attiene a delle direttive e non pensa di poter comandare tutti a bacchetta senza avere delle regole certe o cambiare le regole in corso d'opera, come spesso succede purtroppo nella politica. Allora, progettiamo Marsala, quindi è un progetto di rinascita per la città di Marsala con l'intento di sostenere un candidato a sindaco, in questo caso voi avete scelto Massimo Grillo, che poi si è candidato così all'improvviso, e come ho chiesto anch'io nella domanda che gli ho fatto è perché Salvatore Lombardo ed altri stavano pensando di trovare un candidato onorevole per la città di Marsala e pensavano all'avvocato anche Stefano Pellegrino tra gli altri, e hanno insistito molto su questa figura, che poi invece insomma ha detto che non ci aveva proprio intenzione di candidarsi, e quindi quando si è visto un po' smarrire questo senso di una persona significativa ha pensato di potersi candidare, e poi essendo anche uno capace secondo me politicamente ha capito che era il momento giusto, perché certamente, quando tu non hai competitor è normale che è più facile che possa vincere. E voi perché avete deciso di entrare nel progetto di Massimo Grillo? Perché io che comincio a fare un po' di sondaggi, a sentire anche come la pensano le persone, in molti resta l'idea che Massimo Grillo è un vecchio politico e quindi come tale è uno, anche se è un giovane ragazzo, perché ancora insomma è giovane Massimo Grillo, se ha 52 anni si è giovanissimi, poi lui ha iniziato prestissimo a 22 anni o 23 insomma, e quindi è chiaro, sembra uno che fa prima della vita, poi resta un giovane ragazzo, anche perché insomma l'aspetto rimane giovanile. E ecco, cosa invece si può dire per dire un conto essere vecchi se si sono ricoperti tanti ruoli? Lui poi è stato 10 anni fuori, quindi si è chiamato fuori, e quindi è come dire, quando si dice ci fa uno stop e poi al limite si può ricominciare. E come si può fare per il sindaco? Lo sapete, la legge per le elezioni dirette del sindaco, il Massimo Grillo l'altro giorno nella campagna elettorale, durante la conferenza stampa all'inizio della sua apertura della campagna elettorale, ha detto che è stato il firmatario e il promotore di questa legge, che come vi ricordate fu la prima in Italia, perché la Sicilia fu capofila di tutta questa iniziativa. E cosa voleva? Proprio questo, che il sindaco si può fare due volte consecutive, poi deve avere almeno uno stop se poi vuoi ricominciare a rifarlo, proprio per impedire che insomma uno poi diventi diciamo colui che gestisce il territorio in un certo modo. Del resto anche i carabinieri stanno un tot periodo e poi se ne vanno, proprio perché nel territorio non bisogna poi creare dei legami che possono essere anche pericolosi, ambigui e quant'altro. E voi perché avete scelto quindi Massimo Grillo? Da che cosa vi è nata questa idea? Per noi di Progettiamo Marsala la scelta è stata lungamente meditata, anche perché ad onor del vero si parlava anche di una mia possibile candidatura, ma già da mesi, è la terza volta, è il terzo mandato amministrativo che si torna a parlare di una mia possibile candidatura. Di questo ne sono onorato, ma chiaramente sono consapevole di quali sono le difficoltà e gli oneri per portare avanti una candidatura di così grande rilievo e peso, oltre che poi dopo la candidatura vengono davvero problemi, perché amministrare la città come Marsala è davvero una questione non di poco conto. Con i finanziamenti sempre minori che arrivano ai comuni e con l'essere impopolari, il poter rischiare di diventare impopolari nell'aumentare i tributi, perché
È chiaro che i tributi vanno a finire sulle famiglie e molto spesso si parla di famiglia e poi si parla solo e non si capisce che la famiglia ha già degli oneri di per sé e poi si dice perché si fanno pochi figli, eccetera, no? E una volta il sud era il grande, diciamo, il bacino dove i figli si facevano di più, invece anche nel sud adesso stanno diminuendo, in Sicilia in modo esponenziale. E quindi vuol dire... I motivi della scelta, ecco, stavo arrivando. E poi insomma anche noi abbiamo partecipato a due tavole di concertazione per individuare una coalizione, un programma condiviso, un candidato che potesse andare bene per tutti, e abbiamo quindi frequentato il tavolo dei moderati, eravamo cinque formazioni politiche, non si è riusciti ad arrivare al dunque, siamo stati invitati, abbiamo partecipato a diverse riunioni attorno al tavolo del notaio Lombardo, ex sindaco, anche qui difficoltà ad individuare un candidato che andasse bene per tutti, nonostante c'era qualche disponibilità alla candidatura da parte di Enzo Sturiano, di Salvatore Ombra, la mia, si parlò anche del Diego Maggio, insomma si sono fatte delle ipotesi, come ha detto l'intervistatrice Stefano Pellegrino, e qualcun'altra è rimasta sotto traccia. Però in fondo, essendo tante le sigle politiche, partiti di provenienze e militanze diverse, i personaggi che partecipavano a queste consultazioni, non si arrivò al dunque. E lì opportunamente, da parte sua, Massimo Grillo ha trovato il varco aperto. E, tra l'altro, constatando che la candidatura di Alberto Di Girolamo, seppur venuta fuori dalle primarie del PD, non trovava quei consensi, quella coesione anche nella coalizione da poter presentare all'elettorato, e Massimo Grillo per noi ha rappresentato il candidato moderato, il candidato che ha uno stile di vita che noi prendiamo anche a, diciamo, positivamente, valutiamo positivamente, e colui che si è saputo tirar fuori dalla politica quando ha ritenuto che non avesse requisiti per poter essere frequentata. Nel 2006 rinunciò a una, direi, certa elezione al Senato, avendo avuto dei contrasti con il suo partito per la candidatura UDC per la candidatura di Cuffaro. Ha raccontato in conferenza stampa che ha chiarito questi aspetti personalmente con l'ex presidente Toto Cuffaro. E quindi Massimo Grillo non è per noi un candidato di prima scelta, nel senso che subito siamo andati su questa soluzione, però consapevoli che questo tipo di elezione necessita della coalizione, necessita della unione di più forze, abbiamo ritrovato in questa proposta una occasione di unirci tra le forze prevalentemente moderate di centrodestra o di centro, con un personaggio che si è speso anche per questa città con ruoli non indifferenti, ha svolto l'incarico di assessore alla sanità e agli enti locali della regione con dei buoni risultati. Da parlamentare nazionale forse avrebbe potuto, dovuto far di più, ma è bene ricordare pure che è stato parlamentare di opposizione per almeno un quinquennio, e comunque nella conferenza stampa ha avuto modo di dire quali sono stati i risultati concreti da lui raggiunti in campo legislativo e con ricadute anche per questa città. Ricordava il campus biomedico, che certamente è una buona realizzazione, che spero presto... Ricordava il campus medico dicendo voglio entrare, perché mi pare giusto anche precisare questo fatto, e noi speravamo tutti noi cittadini che questo campus biomedico potesse diventare reale, insomma concretizzarsi. Da due anni che insomma è stato finito, però non si riesce a farlo decollare, perché abbiamo tutti figli che insomma studiano, vanno all'università, e molti di loro fanno appunto il campo sulla medicina. Avrebbero preferito, anche noi famiglia avremmo preferito molto di più, che potessero restare a Marsala anziché spedirli fuori anche all'estero, e invece questo fatto non è stato possibile realizzarlo, perché c'è qualcosa, c'è una mano lunga che probabilmente non ha interesse che Marsala si espanda da questo punto di vista, e questo è un limite della politica. Io lo voglio dire perché magari se lo dice l'avvocato Ruggeri può sembrare un discorso di parte, invece se ve lo dice una giornalista vi sta spiegando che purtroppo non è un discorso di parte, è un discorso di qualcosa che non funziona all'interno di questa provincia,
che è pericoloso e che quindi secondo me noi dovremmo stare attenti anche su questo quando andiamo a votare. Perché non riusciamo ad avere quei servizi che sono necessari? Noi paghiamo le tasse come tutti gli altri, non si comprende perché non dovremmo avere certe cose. Infatti voi avete parlato anche dell'importanza dell'aeroporto. Altro che. Ma poi mi piace dire e ripetere, come spesso faccio, le scuole, le strade, i servizi pubblici, l'aeroporto, l'università, non sono di destra, di sinistra o di centro, oppure rossi, bianchi o gialli, sono dei servizi che devono essere resi ai cittadini e dobbiamo levarci dalla testa di fare politica a danno dei cittadini. Noi dobbiamo servire i cittadini con spirito di sacrificio, ma anche è un onore poterlo fare, perché non tutti hanno questa possibilità di mettersi in gioco per far qualcosa per i propri concittadini, per la propria città. Io non so se e quale ruolo potrei o potrò avere in un'eventuale compagine o se sarò candidato, ancora tutto da verificare, però quando qualcuno di noi si spende per la politica deve avere da perdere, il tempo, un po' di salute, un po' del proprio, diciamo, spazio anche di riposo, un po' di professionalità, qualche problema magari si incontrerà in famiglia, perché amministrare è un peso notevole, ma è anche un grande onore, perché poter lasciare una piccola traccia di sé, una realizzazione, dare la soddisfazione anche a una o a 100 persone, non viste come favoritismo per l'uno o l'altro amico, ma come opportunità, proprio con dei giovani con i quali corrispondo da giorni, comunque nelle ultime settimane si stanno affinando le idee. Progettiamo Marsala, la lista che sostengo ha pure creato una pagina Facebook pubblica dove ognuno può esprimere le opinioni, commentare le nostre idee e dove quasi giornalmente... E le proprie idee. Certamente, e dove quasi giornalmente mettiamo piccoli tratti del nostro programma che offriremo al candidato sindaco, e c'è un'interlocuzione costante con i cittadini, anche le critiche ci mancherebbe, ma la politica deve essere trasparente. Il Palazzo di Vetro non dovrebbe essere solo quello, e l'ONU dovrebbe essere ogni palazzo di città. Le delibere dovrebbero essere conosciute immediatamente, online, pubblicate nell'immediatezza, senza aspettare chissà gli aggiustamenti dell'ultima ora. Le delibere dovrebbero arrivare in giunta dando modo agli assessori di poterle leggere e studiare prima. Questo è un impegno che dobbiamo prendere. Anche. Prego. Anche i consiglieri, perché molto spesso il Consiglio Comunale si è visto dover deliberare su cose di cui non sapevano nemmeno. E questo è un guaio. Io oggi voglio dire una cosa in positivo per il Consiglio Comunale e particolarmente di Marsala. Ho letto che è stato approvato un regolamento che stabilisce che i gettoni di presenza dei consiglieri verranno erogati solo se gli stessi parteciperanno almeno alla metà del tempo dedicato alla seduta consiliare. Questa mi sembra una buona cosa, una giusta cosa. Io direi a tutta. Beh, sarebbe auspicabile, perché si viene eletti per rappresentare i cittadini e per dare dei pareri e assumersi anche le responsabilità. Ci mancherebbe. Perché praticamente ci si sono verificati i casi in cui qualcuno ha messo l'appello e poi se n'è andato a casa soltanto per prendersi i soldi? Beh, questo purtroppo... No, dico, senza dire chi, come, quando, perché quello poi magari lo può controllare chi di dovere, però voglio dire, non ho mai avuto l'onore e l'onere di partecipare a sedute consigliari a Marsala, non mi sono mai candidato a nessun ruolo per la città di Marsala, ma in provincia purtroppo notavo che alcuni arrivavano in ritardo e andavano via prima, oppure arrivavano a tempo giusto, al primo appello si presentavano e andavano via. Questo non può e non deve essere una vergogna che dovremmo anche segnalare, quantomeno alla pubblica opinione. Riguardo a una cosa che sarà detta poco fa, i cambi di partito, a me non piace cambiare partito e non sono aduso a farlo, peraltro ritengo che non si debba assolutamente cambiare partito se uno è eletto in una lista durante il mandato, perché si è eletti non solo con i voti dei propri amici, dei propri sostenitori, delle persone che insomma sposano il tuo piccolo o grande progetto, ma si è eletto con i voti di una lista, quindi chi è eletto deve rispettare tutti gli elettori di quella lista, di quel partito. È giusto che sia così.
si può cambiare altrimenti partito. Ti dimetti e te ne vai a casa. Assolutamente sì, lasci il posto prima di noi eletti, perché se non sposi più il progetto o la guida di un partito devi poter fare anche questo. Io personalmente non sei obbligato a sposarla per forza, ma non è nemmeno corretto che tu cambi bandiera così, creando anche dei dissidi all'interno, perché si era formata una certa, chiamiamola, coalizione all'interno dei gruppi, e tu ribalti tutto creando dei problemi non indifferenti anche. Per il tuo interesse personale rischi di far saltare la politica con la P maiuscola. Assolutamente, poi si rischia di personalizzare tutto, ognuno ragiona con la sua testa, senz'altro, ma chi viene eletto deve anche ascoltare i suoi elettori, questo è un luogo di confronto. Io sono lieto di poter affermare che progettiamo Marsala ben prima delle elezioni, quindi già da un paio di mesi ha aperto una sede in centro che appunto ospita molto spesso riunioni, ci incontriamo 3 giorni a settimana, aperta al pubblico per sentire cosa possono proporre o anche lamentare i cittadini. In via Sibilla numero 100 a Marsala, proprio in pieno centro storico. Una volta c'era una parrucchieria. Quello sì, è vero. È un locale insomma dignitoso, accogliente appunto, abbastanza grande. Questa sera avremo ospite il candidato sindaco per un confronto sul programma, per conoscerci meglio, per superare magari anche qualche difficoltà, incomprensione che ci può essere stata, perché ripeto, molti degli iscritti al movimento Progettiamo Marsala avrebbero voluto che il candidato fossi io, ma insomma dobbiamo smetterla col personalismo, pensare che è un gioco di squadra. Quando si scende in campo ci vuole il portiere, ma ci vuole l'attaccante, ma ci vuole il centrocampista. Tanto quello che conta è se il vostro progetto viene sposato dal candidato e quindi quello che voi volevate fare si realizzi. Poi se lo fa Tizio, Caio o Sempronio, insomma c'ha poca importanza, no? Certo, certo, perché dico, io sarei ben contento che vincesse Massimo Grillo e tenesse in considerazione 1, 2, 3 delle nostre idee. Sono certo che se sarà sindaco lo farà, perché ne abbiamo già parlato. Quali sono le vostre idee? Beh, una cosa che mi piacerebbe fare, di cui ho parlato anche in radio, proprio 2 o 3 giorni fa si diceva con Massimo, dobbiamo stare attenti a come divulghiamo le nostre idee, perché magari poi ce le, tra virgolette, rubano. Ma non è così, magari se le rubasse qualcuno che le può mettere in pratica e le porta a compimento. A me piacerebbe poter... A me è successo spesso giornalisticamente, però ne sono fiera, perché alla fine, anche se non porta il mio nome, io so che ho contribuito alla realizzazione. Io ricordo ad esempio quello slogan: l'acqua è un bene per tutti, uno sprecato, l'ho scritto 100 volte nei miei articoli, fino a che è diventato poi uno slogan che addirittura ha fatto l'amministrazione comunale. Sì, non porta il mio nome, la mia firma, però so che l'ho fatto io. Una delle cose che mi piacerebbe si potesse fare a Marsala è la riqualificazione delle coste, tutte le coste, con il recupero del possibile e poi con la realizzazione delle spiagge di città. Vedo che a Mazara, ma pure a Trapani, molti dei turisti frequentano le spiagge in prossimità dei centri storici, per poter appunto favorire un turismo anche appiedato, di gente che si muove liberamente senza mezzi pubblici o senza anche molte risorse economiche. Qualche anno fa a Mazara è nato uno, però dalla libera volontà dei privati che hanno preso quel posto e l'hanno abbellito e sistemato. Sì, sì. Poi insomma, chiaramente tante cose si potrebbero fare, mi piacerebbe che il corpo dei vigili urbani di Marsala potesse arricchirsi di una qualificazione, che almeno una buona metà dei componenti dello stesso corpo potessero parlare una lingua se non più, per essere accoglienti nei confronti dei turisti. Mi piacerebbe che in tanti luoghi di Marsala ci potesse essere un centro di accoglienza con dei giovani laureati che parlano appunto le lingue, che possono anche guidare i cittadini. Spero tanto che si riesca a contribuire all'apertura del parco archeologico, che sarebbe una grandissima risorsa, una ricchezza non solo per la città ma per l'intera provincia. Mi auguro che venga preso in carico dall'amministrazione un progetto per la riqualificazione degli hangar dei Nervi e l'architetto Nervi, che ce ne sono soltanto 4 in Sicilia, 2 a Marsala e 2 ad Augusta, sono un esempio di architettura del
prima metà del secolo scorso, i primi grandi magazzini, diciamo hangar con struttura in cemento armato, e purtroppo si stanno deperendo. Insomma, questa città di risorse ne ha tanto, dovremmo sperare di poter contribuire alla realizzazione di un porto efficiente che possa ospitare molto del quel turismo nautico che c'è, senza trascurare, diciamo, la marineria marsalese, che è anche abbastanza numerosa. Peraltro vorrei in questa occasione anche dire che i ritardi e le inefficienze della regione li stanno pagando anche i marittimi e la piccola pesca, che attendono da mesi il pagamento del fermo biologico. Marsala vive di agricoltura e dovremmo poter sostenere con delle iniziative. Non ci sono i soldi per tutto, però se si riuscisse a fare una programmazione seria, diciamo su 3-4 eventi importanti, ricorrenti, anno dopo anno, sempre nella stessa settimana di un mese X o Y, come per esempio si fa a San Vito Capo ormai da decenni, insomma creare degli eventi attrattivi che non siano soltanto il soddisfacimento di un amministratore che vuole inventare una cosa, la fa sua e poi non la lascia agli altri. In eredità. Assolutamente sì, bisogna fare in modo che Marsala sia un centro di attrazione anche per le culture del Mediterraneo. Io ne ho parlato con una giovane giornalista che tu conosci bene, Patrizia, far sì che Marsala possa essere la sede di una scuola di cucina, di cultura, di tradizioni mediterranee, una sorta di università del Mediterraneo dove si venga a studiare qui anziché mandare sempre i nostri figli fuori. No, anche perché va bene che vadano fuori, però va bene anche che c'è l'interscambio, attraverso questo incontro è stimolante, può essere positivo, e in più io credo anche che non è giusto che noi diamo i soldi nostri agli altri e gli altri non ce li restituiscano. Certo. Perché noi paghiamo le tasse fuori, i nostri figli mangiano fuori, i nostri figli si vestono fuori, e questo depaupera il nostro territorio. Parliamo di un mondo globalizzato, ma questa globalizzazione deve essere un vantaggio nostro, non può essere soltanto uscita. Una partita doppia, insomma, non si può fare solo dalla parte all'altra. Anch'io nei figli che studiano all'università, abbiamo lasciato fior dei quattrini fuori, speriamo che tornino con le loro esperienze, il loro bagaglio culturale. Mia figlia non è tornata, ecco per esempio. Magari potrà trovare l'occasione per venire a Marsala per qualche progetto, per qualche occasione dove possa essere messo a frutto la sua intelligenza e il suo sapere, la sua esperienza. Noi ci auguriamo che questi ragazzi trovino il loro futuro dovunque nel mondo, perché il mondo ormai è globalizzato, siamo cittadini del mondo. Però insomma sarebbe bello pure questi giovani valenti, a Marsala ce ne sono tanti, che hanno vinto borse di studio, che sono stati premiati, che hanno fatto stage all'estero. Io ho un caro amico che studia a Siena e che è stato già a New York all'ONU, è stato alla FAO a fare degli stage. Insomma, ragazzi bravi, marsalesi ce ne sono, speriamo che possano avere qualche occasione anche a Marsala, e che non sia poi la città che alle 20 della sera comincia a essere un po' abbandonata, in preda, non so, non voglio parlare di malfattori, ma comunque di qualche balordo che non la rende sicura. La sicurezza dei nostri luoghi è importante, i vigili urbani dovranno fare anche questo, il poliziotto di quartiere o il carabiniere di quartiere è una cosa che si può fare e si fa altrove. Le energie alternative non sono un sogno, sono realizzabili e tra l'altro sono finanziate dalla comunità europea. Insomma, e si possono scaricare dalle tasse. Ecco, sì, bisogna incentivare, far sì che ci sia un arredo urbano decoroso, che ci sia anche una uniformità. Non si può consentire, il piano del colore. Non si può consentire che nel centro storico si trovino infissi in alluminio di ogni colore o prospetti fatti a capriccio. Insomma, una certa uniformità. Per la verità ricordo che la Giunta d'Ama aveva nominato un esperto per il decoro urbano. Ma se l'esperto serve solo per dare i soldi, è meglio. E non funziona nominare così. E poi anche devono essere davvero esperti. Una cosa importante che ha detto Massimiliano, perché io le ho tutte memorizzate bene, perché se le farà sono cose non da poco, quello di essere oculati nello spendere i soldi pubblici. Noi viviamo in un periodo che consideriamo
molto faticoso, perché magari molti di noi perdono il posto di lavoro e perché le famiglie appunto hanno i figli che studiano fuori e fanno fatica, e poi magari spendiamo centinaia di milioni per fare degli addobbi insignificanti che non servono a niente o che servono magari per 15 giorni, insomma no. Noi i soldi fondamentali devono essere spesi in un altro modo, ci dobbiamo anche inventare forse dei modi per far uscire questi soldi. Io qualche idea ce l'avrei pure, ma durante la campagna elettorale ve lo dirò. Però voglio dire, insomma, noi dobbiamo fare in modo che i soldi non vengano rapinati nelle famiglie, per esempio come quando fai le multe per ogni stupidaggine, le strisce blu, questo e quell'altro. Oltretutto, una cosa che non riesco a concepire, dal momento che noi abbiamo l'immondizia che viene raccolta casa per casa, quindi il rifiuto, non riesco a capire perché vengono buttati dei rifiuti in giro per la città e che non serve a niente. C'è la fortuna che te li vengono a prendere davanti casa, voglio dire, perché li devi andare a buttare da altre parti? Non riesco a capire neanche questo. E stiamo parlando non di rifiuti ingombranti che comunque con una telefonata vengono a casa e te li prendono, ma stiamo parlando anche di rifiuti spiccioli. Quindi non riesco a capire quali siano tutte queste difficoltà per cui non riusciamo neanche a far funzionare qualcosa che a noi ci costa tantissimi soldi. Dovremmo rivederla anche questa questione dell'AIMERI, perché ci costa così tanto. Altro che. Il contratto dell'AIMERI scade nel 2016, andrà rinegoziato, perché si è triplicato il costo per i cittadini e così non va bene. Così come dovremmo, secondo chi avrà l'onere di amministrare questa città, mettere un punto fermo sul servizio idrico. A Marsala ci sono 22.000 utenze idriche e a me risulta che moltissimi non pagano. Così non può andare. Pagare tutti e pagare meno, ma bisogna pagare il servizio. Ma obbligare, per esempio, i vecchi, pensavano, i vecchi edifici che magari non hanno il contatore, obbligare ad avere questo benedetto contatore e fare in modo che o ce l'hanno casa per casa o ce l'hanno in toto e poi attraverso i metri cubi, una serie di altre cose, insomma, della casa, dei componenti, perché poi il componente fa tanto, no? C'è una persona sola che consuma un tot e se ce ne sono cinque ne consumano altro. Fare in modo che si possa pagare, perché se no il cittadino che paga si sente veramente vessato, perché dice: come io pago, rispetto alle regole, poi c'è il furbo, così come le case abusive. A Marsala ci sono tante case abusive che ancora non abbiamo controllato, magari andiamo a vedere quello che ha fatto la piccola veranda, che voglio dire, insomma, lascia il tempo che trova, rispetto a quello che ha creato una casa abusiva completa e che non ci paga le tasse. E ce ne sono, perché lo conosco. Altro che un altro aspetto, forse piccolo, ma che può interessare ai cittadini. A Marsala ci sono le zone segnate per due giorni alla settimana per la pulizia strada. Bene, sono contento che si puliscano le strade, non sono contento quando si prendono le multe senza pulirle le strade. Questo non funziona, questo è uno scippo a danno dei cittadini. Ecco, io mi sento di poter promettere che se progettiamo Marsala, approderà in consiglio comunale con uno, due, tre consiglieri, questo si vedrà a seconda dei consensi che riusciremo ad attrarre, questi consiglieri saranno le sentinelle della buona efficienza, della buona amministrazione e guarderanno la politica dalla parte del cittadino. Cioè cercheranno sempre di mettersi tutelando il cittadino. Assolutamente. Anche sì. Perché chi è consigliere è anche cittadino, quindi tutela anche se stesso. Mi è venuto in mente, mi sono ricordata in questo discorso, che per esempio un'altra cosa che si potrebbe fare, non si può dire dalle 22 alle 24 la strada deve rimanere libera e poi lì l'impattatore passa alle 23:50. Perché mi crea un problema, se io per esempio sono ospite da una famiglia e magari so che alle 22:40 me ne vado, perché motivo devo beccare la multa alle 22 quando lì ci passerete alle 23:30? Comunque questo no, non sono cose banali. Una modifica c'è stata, perché prima era si prendeva la contravvenzione con la sosta dopo le 22, ora è dopo le 24, quindi diciamo solo quando l'ha presa mio figlio non c'era fatta questa cosa e quel poverino aveva parcheggiato mezz'ora per chiamare l'amico e qualche spazio, cioè, detto, guarda non sono pronto, sali un secondo, erano le 21:30, becca la multa, voglio dire, perché no. È scesa alle 22, insomma, e quindi vorrei ribadire, progettiamo Marsala sia che sarà al governo della città sia che sarà soltanto in consiglio, assicura che svolgerà il ruolo di sentinella perché l'amministrazione sia rivolta nell'interesse del cittadino. Voglio chiedere una cosa, certo. Ecco, proprio perché sarete da sentinella, e essendo Marsala una città-territorio, quindi con diverse contrade,
Io sono una persona amante dell'ordine e una cosa che mi infastidisce è quando vedo tutta quell'erbaccia che cresce fuori delle villette, nelle strade che poi sono le strade portanti, dove per esempio quelle che portano al mare, eccetera, quindi non stiamo parlando proprio di straducce insignificanti. Io mi domando, sì, si potrebbe rispondere, guardi che quei 2 metri quadrati dove sta crescendo quell'erba ancora fanno parte della proprietà della villetta e non sono del comune. Beh, comune multa quelli che non hanno pulito, perché questa abitudine che si pulisce dentro le mura e fuori le mura si butta l'immondizia, io è una cosa che non tollero. Si può fare, ci sono già degli esempi, per la verità, anche a Marsala, di ordinanze che invitano i proprietari di terreni prospicienti la via pubblica a pulire adeguatamente il loro terreno. Allora dovrebbero essere nei senoti, in modo tale che il cittadino può anche denunciare, può dire lì non succede questo. Ma bisognerà anche creare un apposito ufficio, un front office per raccogliere non tanto le denunce in senso negativo, ma le segnalazioni. Vediamole così: il cittadino si deve abituare a non contestare, ma ad aiutare l'amministrazione segnalando i disservizi e i guasti. Poi l'amministrazione, anche perché la prima volta secondo me la persona può essere non punita, soltanto avvertita, in modo tale che se uno magari per negligenza non sapesse che quella cosa andava fatta così o colà, per negligenza di entrambi, perché a volte negligenza è la mancanza di informazione da parte del comune che possa dire al cittadino quello che va fatto, da parte del cittadino magari non si è informato adeguatamente, allora la prima volta uno può dire anche guarda io non le faccio la multa, però lei provvede immediatamente a risolvere quello che ha fatto. Una sorta di diffida, un avvertimento. Da bravo avvocato la chiamata diffida. O da sportivo, se avete un cartellino giallo si può anche presentare al cittadino e dire occhio, la prossima volta magari sarai multato, adeguati, perché poi il cittadino non deve vedere l'amministrazione pubblica come un nemico, assolutamente no, siamo tutti sulla stessa barca, se questa barca non ha dei rematori che vanno tutti nella stessa direzione in sincronia, rischia di affondare, rischia di non arrivare mai in porto, quindi amministrazione, sindaco, giunta, consiglio comunale, cittadini, fanno parte di un unico universo. Se questo universo gira bene per tutti, ce l'auguriamo, non sarà facile perché risorse non ce ne sono così tante, ma con la fantasia, con l'impegno, con la volontà, con la buona amministrazione, con trasparenza, con onestà assoluta, con sobrietà, senza fare spese folli, ma soltanto quelle che servono alla città e ai cittadini e non quelle che possono essere utili alla politica o ai politicanti. Per esempio, quando dobbiamo fare le illuminazioni durante le feste natalizie, io ho pensato, ma perché potendole magari scalare dai tributi, non so se si può fare in campo nazionale, se c'è una legge che lo prevede, allora lo si può fare in quello comunale, che si fa un decreto, qualcosa, insomma, che si dà una delibera, che si dà questa possibilità, che le vie le vengono gestite dai negozianti che si intestano questa spesa e poi gli si crea un contributo di ritorno in modo tale che non impatta immediatamente sull'amministrazione e comunque verranno scelte in modo parsimonioso, perché loro stessi hanno un tot che gli viene scaricato, detratto, alleggerito. Però no, non tutto, e anche tu contribuisci, perché tu in quella via ci vivi, perché un negozio ci vive, e quindi contribuisci al territorio. Quindi tutte queste piccole cose andrebbero realizzate in questa idea, me, che l'amministrazione deve realizzare queste grandi cose. C'è anche, secondo che poi me, un'altra opzione, oltre a quella di favorire le associazioni di strada, le associazioni dei commercianti che possano prendersi in carico la cura di un pezzo di città. E perché spendere tutti questi soldi anno dopo anno per prendere in nolo le luminarie e magari con qualche sacrificio e con più lungimiranza non acquistarne un po' per volta? Quest'anno non abbiamo speso 50.000 euro per prenderle in affitto per 15 giorni e ne acquistiamo un pochino. Questa è una risposta, ce l'avrei, perché magari uno dice se no sono costretto a fare ogni anno la stessa cosa, invece in quel modo posso modificare come farlo. Oggi metto le stelle, domani metto i cuori, dopodomani metto però, le luci che scendono. Però guarda, con un po' di fantasia e con si potrebbe risolvere pure questo, che comprando dei moduli magari uno un anno lo metti a Sasatti e l'altro lo metti a Birgi,
poi li cambi e Gendo Storico li fai girare. Okay. Insomma, dobbiamo fare la minestra con gli ingredienti che abbiamo. Se ci sono pochi soldi, dobbiamo spenderne pochi e spenderli bene, sempre avendo presente che bisogna essere efficienti e anche solidali nei confronti di chi ha qualche difficoltà in più. Io spenderei qualche soldino in meno per le luminarie e qualche soldino in più per venire incontro alle famiglie disagiate, che a Marsala, come ovunque, ce ne sono tante. Allora, per concludere, cosa vuole dire l'avvocato Paolo Ruggeri perché i cittadini di Marsala pensino di sostenere la sua lista Progettiamo Marsala e votare il candidato a sindaco che voi sostenete, ovvero l'onorevole Massimo Grillo? Beh, intanto l'intera trasmissione è stata un'occasione per esporre qualche idea, qualche modo di pensare e di sognare anche la politica. Progettiamo Marsala assicura che sarà una lista civica oggi e un movimento civico domani. Abbiamo adesso una sede, avremo domani una sede dove poter accogliere i cittadini per un confronto reale. Vogliamo essere al servizio di questa città senza chiedere e pretendere nulla, se non l'opportunità di far qualcosa per contribuire in qualche misura a una migliore amministrazione. Il sindaco Massimo Grillo avrà occasione certamente di venire in televisione, di visitare tanti luoghi della città, e credo che sarà apprezzato per il suo modo pacato di proporsi, per la sua esperienza amministrativa, per le sue capacità. Un sindaco non può andare bene a tutti, ma certamente una volta eletto deve essere il sindaco di tutti, e sono certo che Massimo Grillo, se eletto, o meglio quando eletto, saprà fare il sindaco, come dice lui. Bene, io ringrazio l'avvocato Paolo Ruggeri per essere stato con noi e naturalmente voi per l'ascolto, e continueremo questo percorso nel campo marsalese per comprendere e capire quali sono i progetti, quali sono gli uomini, quali sono le idee e soprattutto per cercare di imparare a riconoscerli al di là delle nostre posizioni anche a volte politiche. Perché il candidato a sindaco, ricordatelo, non è un politico, ma deve essere politico nel saper fare il sindaco, e non deve avere un colore, deve avere il colore della propria città che deve amministrare. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, buonasera e buona scelta a voi.